Afghanistan, attacco agli italiani, muore ufficiale, i talebani, bomba lanciata da un ragazzino, il ministro Mauro al TG1. E ora in diretta a Milano lo vedete, buonasera al ministro Mario Mauro, ministro della difesa, buonasera ministro. Buonasera. Chiedo subito se il governo italiano ha dei riscontri su questa rivendicazione dei talebani a lanciare l'ordigno, sarebbe stato un ragazzino di 11 anni. No, non ci sono riscontri e ancor più ai miei occhi appare come un tipico approccio della propaganda talebana. In ogni caso vorrei sottolineare un altro fatto, è che questa giornata il nome di un eroe ce l'ha già ed è il nome di Giuseppe La Rosa, perché per unanime riscontro di coloro che occupavano il blindato è lui che si è frapposto contenendo col proprio corpo le schegge dell'ordigno che è esploso tra l'ordigno e gli altri occupanti appunto dell'automezzo. Quindi è il suo sacrificio che ci rende orgogliosi, come lui era orgoglioso di ciò che in Afghanistan stava facendo, e cioè servire la causa della pace. Ministro, in queste ore qualcuno torna a chiedere un ritiro anticipato, c'è la conferma che comunque i nostri militari andranno via il prossimo anno. Che succederà a quel punto in Afghanistan? Entro la fine del 2014 finirà ISAF, cioè la missione voluta dalla NATO in accordo con la comunità internazionale per garantire la pace e la stabilizzazione dell'Afghanistan. Dopo comincerà una stagione di cooperazione internazionale e di aiuto alla formazione dell'esercito afghano, perché quell'esercito sul terreno attui i doveri costituzionali che garantiscano la sicurezza ai cittadini afghani. Ricordo a tutti che da 20 anni siamo in Kosovo, c'era stato anche Giuseppe La Rosa, e che quindi stabilizzare una regione che è in una condizione di conflitto è cosa oltremodo complessa in un terreno europeo come in quello a 10.000 km da casa nostra, ma dall'impegno della comunità internazionale e dalla libera e volontaria scelta di tanti uomini coraggiosi dipende la pace per tutti. Grazie al ministro della difesa Mario Mauro.